Parte così la finale del Middle con Gambaletta, che la sua prima apparizione si è già conquistata una finale. Stesso discorso vale per i West End, perché sì, una realtà collaudata nel calcio a 7, nel calcio a 8 che sia, ma non nel futsal. Perciò c'è grande curiosità, perché chi vince stasera, sia pure parliamo di calcio d'agosto, ma si porta a casa un titolo. Ci va subito Jonathan May con questo destro sul fondo, parte subito bene il match. Bordoni cerca di sfilare in qualche modo, May cerca di chiuderlo, lo fa con grande eleganza. May, numero sinuoso del 14, che fa con l'esterno larga Enzo Matteo. Dolci conclude col mancino! Una grande giocata alla Dolci, perché Matteo ci ha abituato nel corso soprattutto della scorsa stagione a gol del genere, ma quello che ha fatto Jonathan May prima è veramente una giocata da esteta, da artista. 1-0 West Ham. Pressioni Dolci, ancora con Rai. Corrai insiste, passa in qualche modo Corrai! Grande giocata di Michael Corrai, che ha sfilato elegantemente, bravissimo però Scappiti a chiudere. È entrato anche Massimiliano Dolci, quindi si è ricostituita la coppia dei fratelli Dolci con la maglia del West End dopo i fasti con Real Brodolini, e si ricostituisce al meglio con l'assist di Massimiliano, la stoccata di Matteo, doppietta per lui, è 2-0 West End, che volano e mettono le mani sulla coppa. Bordoni, attenzione alla giocata con questa conclusione e la palla passa, ha segnato il neo entrato della formazione di Gambaletta, il gol di Martinelli che riaccende subito la sfida. 2-1, non è ancora finita, il Gambaletta non molla mai. E Dolci ruba pallone, ancora Matteo Dolci, scatenato Dolci, indemoniato Matteo Dolci, tripletta per lui ed è nuovo più 2 per il West End. Una bellissima giocata di Matteo Dolci, che è riuscito così a fare un'ottima finta e poi a concludere con una rasoiata che passa tra le gambe di Scappiti per la rete del nuovo più 2. Attenzione, ancora la giocata di Bordoni, ciacca Sassi, chiude le gambe in tempo e evita il peggio. Martinelli, nuovamente Bordoni, tunnel, Martinelli la mette al centro e Rispoli guadagna il calcio d'angolo, perché sul suo tentativo c'è stata deviazione in corner su Massimiliano. Avanza Massimiliano, è un 3-2, Massimiliano la larga con insapienza verso Fichele, palo incredibile e poi fucile, si salva e salva i suoi, chance clamorosa per chiuderla. Che tiene il pallone, occhio alla sua posizione di Fichele, col tacco ancora verso Fichele, Fichele la finta va giù, toccato duro, calcio di punizione credo dal limite dell'area, un'altra giocata di Jonathan May deliziosa. May, se acquisisce comunque un po' più di conoscenza del gioco del futsal, ha tutti i mezzi per essere un grande giocatore di futsal per il Tanelic. Barriera 2, Fichele, è uno schema e non riesce qui May a buttarla dentro. Ci sta provando il Gambaletta con tutte le forze che ha a disposizione per cercare di trascinare la partita ai calci di rigore, ma servono due gol. Ah, ci prova Fucili che calcia in qualche modo, la tiene lì in qualche maniera Ciacca Sassi. Attenzione perché ha recuperato ancora palla Martinelli, ma solo per un attimo, la Pias la gioca a lungo linea a favorire Jonathan May. May, la giocata di May, bravo qui May, May il tocco delizioso, pallone che esce fuori. Bordoni ha cambiato fascia per cercare di essere maggiormente pungente, come in questo caso il suo piazzato di testa termina fuori, forse era l'ultima chance per poter ravvivare il finale del match. Pias col tacco, ma gioca bene in West End, bella partita, è una squadra che ha le basi per fare tante quelle cose, e poi oggi non c'è un signore come Bellanca, intanto May si inventa questo colpo di tacco, ma la rimane lì per Pias. 4-1, la coppa del Middle di questa One Day Cup Val West End, un West End che ha meritato sicuramente per quanto visto in questa finale contro un Gambaletta che ancora deve lavorare in esperienza soprattutto nel gioco difensivo, ma è stato più un merito della squadra di Jonathan May che non un demerito di quella di Guagliozzi. 4-1, Fichele su May, ormai ci sono ampie praterie, e Jonathan May, ecco, mette il suggello sul gol che mancava per lui, perché ha fatto una partita eccezionale, il gol del 5-1 targato May, è una rete veramente molto importante e preziosa per lui, che ha veramente meritato questa marcatura. Qui il West End si aggiudica la coppa, vince così il Middle della One Day Cup grazie a un 5-1 che non ammette repliche per una Gambaletta che ha tanto da lavorare, ma che ha dimostrato stasera, comunque arrivando al percorso finale, di esserci e come. Matteo tripletta, grande prestazione oggi, un super West End, poi il tandem con Massimiliano è grande assist, insomma tutto bello stasera. Sì, anche se c'è da valutare un po' di cose, è da un anno che non giochiamo, per essere la prima partita che ci conosciamo tutti quanti è un bel traguardo. Qual è stata la partita più difficile di questo giro? Secondo me contro di voi. Contro il Borussia? Sì, non perché sta qua, perché infatti stare in finale elite. Poi dopo Luterni, anche lui era una bella partita, però fortunatamente siamo riusciti a vincere e va bene. Ultima domanda, con quale aspettativa arriva a questo campionato quest'anno?
giochiamo partita per partita, poi noi ci salviamo e poi vediamo come. Ok, Capitan Dolci Western, un applauso. Un'idea un po' di...